Non è valida ai fini ECM, è soltanto per diciamo, ringraziare l'azienda che ci ospita, la PM Pharmatech. Parleremo un attimo dei prodotti che diciamo, fanno parte diciamo, della terapia integrata di cui abbiamo parlato questa mattina, quindi alcuni sono stati inseriti perché sono relativi un po' alle patologie affrontate e quindi che possono essere utili nella gestione di varie situazioni, quindi dalla gravidanza fino all'ipertrofia prostatica benigna. Quindi seguiremo un po' il fil rouge delle relazioni della mattinata. Dunque, iniziamo parlando di un integratore che è il Physiovit Mamma, che è consigliabile durante la gravidanza, ma anche durante l'allattamento, perché ha un effetto diciamo particolare sulla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento utilizzando molecole come la taurina, la riboflavina, la vitamina B6 e soprattutto l'integrazione con l'EPA e DHA che sono fondamentali, come abbiamo visto, per modulare diciamo il metabolismo, ma anche a livello intestinale permettere lo sviluppo del microbiota fetale. È importante perché contiene anche folato. Sappiamo che l'acido folico rientra nel metabolismo sia pre-gravidico che post e va diciamo, ad associarsi a una serie di vitamine come per esempio la vitamina C, la tiamina, che sono fondamentali non solo come antiossidanti, ma anche affiancano l'acido folico nella maturità delle funzioni psiconeurali. Il prodotto è consigliato da assumere durante la gravidanza e, ripeto, anche in allattamento. Poi vedremo cosa eventualmente associare qualora dovessimo accorgerci di carenze specifiche della donna gravida subito a seguire. Ad esempio, il calcio citrato, in particolare associato al silicio, al manganese, alla vitamina D3 e alla vitamina K2 sotto forma di bustine, sono dei sali minerali che sono utili in quanto ottimizzano l'utilizzo del calcio stesso, non solo in gravidanza, ma anche, ora vedremo, e soprattutto in allattamento, prevengono fattori quali osteoporosi, osteopenia nella fase di crescita e sviluppo, utili nella fase non solo di gravidanza, ma anche nell'invecchiamento, nella senescenza, in menopausa e in tutti quei casi in cui ci sia un ridotto apporto alimentare per una serie di motivi che possono essere appunto inappetenza, diete troppo drastiche, ipocaloriche o squilibrate, abitudini alimentari errate. L'associazione con la vitamina K2 riduce il rischio di osteoporosi e fratture, quindi va a potenziare a livello recettoriale l'attività del calcio impedendone, diciamo, l'accumulo in organi bersaglio. Come dicevo, anche in allattamento, ne ha parlato Lucilla, la madre che deve eliminare le proteine del latte per problemi allergici potrebbe beneficiare dell'uso del calcio K2 in quanto permetterebbe di integrare proprio ciò che va a mancare, che poi magari rende il latte carente e quindi meno attivo dal punto di vista nutritivo. Il Triamag B6 invece sono dei sali di magnesio, è composto da tre sali di magnesio altamente biodisponibili, con l'aggiunta di estratto secco di cucurbita, quindi come abbiamo visto prima anche col dottor Pisanti, come abbiamo visto la cucurbita è attiva anche in tutti i casi di alterazione prostatica. E agisce proprio come modulatore, in particolare questo prodotto è estratto proprio dai semi di zucca gialla, è fondamentale perché l'estrazione è assolutamente vegetale. È associato come dicevo prima, sono tre sali di magnesio, quindi questo li rende altamente biodisponibili e riduce gli effetti collaterali del magnesio classico, poiché lo rende meno, diciamo, ha un effetto meno lassativo di quello classico, quindi è più bilanciato come formula. Ricordiamoci che il magnesio è un sale minerale che agisce e attiva soprattutto dei grossi metabolismi, quindi rientra nella
nel ruolo nell'attivazione enzimatica che sono presenti soprattutto, sono evidenti soprattutto negli stati di carenza, quindi laddove c'è uno stato di carenza cronica di magnesio solitamente aumenta la stanchezza, aumenta la fatigue, il paziente è meno reattivo allo stress, proprio perché è un attivatore enzimatico ma anche degli acidi nucleici e delle proteine, quindi interviene nel metabolismo dei carboidrati, nel metabolismo delle proteine, quindi ci aiuta anche nei processi dietetici in cui appunto il magnesio per via orale alimentare viene ridotto. Come dicevo prima, il calcio K2 è utile anche in allattamento. Il ferrotec invece è anche qui un sale minerale, in questo caso è ferro bisglicinato, reso altamente biodisponibile e con un'elevata tollerabilità gastrica. Questo è fondamentale perché spesso abbiamo detto che le donne in gravidanza, ma anche diciamo non in gravidanza, hanno disturbi di tipo gastrico, come reflusso, come forme di dispepsia, quindi non digeriscono bene. Renderlo biodisponibile, altamente biodisponibile e poco gastrolesivo è sicuramente preferibile rispetto alle altre composizioni di ferro. Inoltre è importante perché è associato a componenti come la lattoferrina, la vitamina C che ne aumenta la biodisponibilità, la vitamina E che è fondamentale per il benessere di pelle e tessuti, tessuto connettivo, quindi nella gravidanza, vitamina B6, B1, acido folico e B12. Ricordiamo che la lattoferrina, da recenti studi, perché la lattoferrina è tornata un po' alla ribalta soprattutto nel periodo del Covid, perché poiché è una glicoproteina normalmente prodotta dagli individui, è assimilata dai bambini allattati al seno, che ovviamente la acquisiscono dalla mamma. È prodotta appunto da ghiandole esocrine e da neutrofili attraverso un meccanismo diciamo di chelazione del ferro, aiuta a trasportare il ferro, quindi non, l'ho complessa in questa formulazione perché aiuta proprio a trasportarlo, si lega agli enterociti che sono le cellule dell'intestino e lo mette a disposizione, lo rende biodisponibile per le necessità dell'organismo. Ricordiamo che questa regolazione fine dell'omeostasi del ferro mantiene i livelli del ferro ottimali, del ferro sierico, ma anche quindi ferritina, emoglobina, trasferrina e anche la buona funzionalità dei globuli rossi, prevenendo l'anemia durante la gravidanza. Inoltre, come dicevamo prima, essendo un chelante del ferro la lattoferrina, impedisce al ferro libero di andarsi a depositare nei tessuti o in organi, quali può essere ad esempio il fegato, e di formare radicali liberi. Quindi anche un effetto antiossidante, la lattoferrina ha varie, diciamo, vari impieghi come antivirale, come antiossidante, come chelante del ferro, e ci aiuta a resistere meglio non solo alle infezioni, ma anche a utilizzare al meglio i sali minerali che abbiamo a disposizione. Il Flogest invece, questo è un diciamo un integratore composto da due componenti fondamentali, la PEA, che è la palmitoile etanolamide, una molecola che anche noi produciamo normalmente, in realtà è un acido grasso che rientra nella composizione delle membrane cellulari, e che è tornata alla ribalta nel metabolismo neuronale, nel momento in cui Rita Levi Montalcini ha effettuato i primi studi di utilizzazione di questa molecola come appunto modulatore, ora vediamo in che modo, del dolore, quindi del dolore neuropatico, quindi iniziato come modulatore del dolore neuropatico, perché funziona, diciamo, da interruttore su cellule bersaglio, che in questo caso sono i mastociti, che sono presenti un po' in vari tessuti, quindi dal naso ai bronchi, all'intestino, allo stomaco, e agendo proprio, avendo un bersaglio, un target cellulare, funziona proprio questa PEA da interruttore dell'infiammazione, ma in particolare del dolore neuropatico, del prurito, quindi interrompe un arco riflesso che è quello che scatena il dolore neuropatico e che attiva poi diciamo la microglia neuronale. Quindi agisce proprio come modulatore poiché sfrutta gli stessi recettori degli oppioidi. In questo caso quindi abbassa la soglia del dolore e fa sì che possa modulare proprio quegli stati che abbiamo visto, non solo autoimmunitari ma anche di pazienti allergici. Agisce un po' a 360 gradi, modulando proprio l'attivazione mastocitaria e consentendo un buon controllo del dolore
è stato visto sia da solo che in associazione con il transresveratrolo, che invece è la molecola che vedremo. Come dicevo, la PEA è in grado di ridurre la neuroinfiammazione perché opportunamente micronizzata attraversa la barriera ematoencefalica e quindi agisce sulla componente nervosa o periferica, quindi della componente immunitaria, riduce l'attivazione e blocca il rilascio dei mediatori infiammatori. Fa sì che abbia un effetto antidolorifico e antinfiammatorio, è una molecola naturale, quindi non esiste un dosaggio massimo tollerato. Sono stati fatti degli studi fino a 1200 mg di PEA, questo è anche 1800, questo è titolato a 600, sì, 600, quindi lo possiamo dosare. Diciamo sia in base all'intensità del dolore che nel caso stiamo trattando una patologia riacutizzata o nel mantenimento di una patologia cronica. I livelli endogeni sono alterati in situazioni patologiche accompagnate da danno cellulare e l'apporto della PEA favorisce proprio, diciamo, una risoluzione di questi stati dolorosi cronici fino al ripristino dell'omeostasi. Combinata con il transresveratrolo, che è un potente polifenolo, con attività antiossidante, viene potenziata anche la resistenza alle infezioni, soprattutto di tipo virale, antibatterico, antifungino, e lo rende anche, essendo un immunomodulante, quindi rende questa formulazione completa perché va ad attivare i macrofagi, le cellule T e le natural killer e quindi ci dà una protezione in più, quindi non solo nel controllo del dolore, ma anche nella prevenzione di riacutizzazioni o di ammalarsi o di avere appunto eventi virali ripetuti che possono andare a peggiorare lo stato clinico del paziente. Inoltre il transresveratrolo, diciamo, ha numerosi lavori in letteratura, soprattutto per le sue capacità neuro e cardioprotettive. In particolare non dimentichiamo che il transresveratrolo era proprio quello, diciamo, il protagonista degli studi francesi sul vino. Ci si chiedeva perché i francesi fossero protetti dagli eventi cardiovascolari, di più magari rispetto agli italiani o agli americani, pur essendo forti consumatori di burro. Perché bevevano a tavola un bicchiere di vino rosso, il transresveratrolo contenuto in questo vino rosso, andava a proteggere le loro arterie proprio da questo. Le proprietà della PEA quindi fondamentalmente oggi si riassumono in questo senso, attiva il catabolismo dei grassi a livello epatico perché la PEA, la nostra PEA endogena si attiva in particolare in caso di chetosi o digiuno, è coadiuvante nella gestione di malattie infiammatorie croniche intestinali, funziona da antidolorifico, quindi in osteoartriti, neuropatie periferiche e centrali, inibisce la degranulazione mastocitaria, quindi è attivo anche nei casi di orticaria cronica, riniti cellulare, mastocitaria, asma allergico e intrinseco. Il transresveratrolo invece come funziona a livello clinico? Può aiutare a diminuire la pressione sanguigna, ha un effetto positivo sui grassi presenti nel sangue. Può allungare la durata della vita in alcuni organismi, si è fatto proprio uno studio sulla durata della vita, quindi si pensa che abbia un'azione anche sui telomeri a livello epigenetico, protegge il cervello, può aumentare la sensibilità all'insulina, quindi i pazienti che hanno un'insulino resistenza possono pensare di potenziarlo con dosi di resveratrolo periodicamente attuabili, quindi ciclicamente, può alleviare il dolore alle articolazioni e ha anche un effetto antitumorale. Però attenzione perché il transresveratrolo, diciamo, se assunto in dosi elevate, può andare a interferire con l'azione di anticoagulanti, in particolare il coumadin o l'eparina, ma anche con farmaci, con FANS, quindi con aspirina, ibuprofene e diclofenac. Quindi stiamo attenti quando si fa un uso cronico o diciamo importante del transresveratrolo, dobbiamo sempre pensare alle comorbidità e agli altri farmaci che assume il paziente. È naturale, però, come tutti i prodotti naturali, può avere anche delle interazioni e degli effetti collaterali. Il Methylben invece si è parlato stamattina di diciamo, donatori di metili, metilazione del DNA, eccetera. Diciamo che questo prodotto si usa, è un integratore proprio di sostanze donatrici di metili, aiuta proprio a sostenere la metilazione, a favorirla, e la metilazione non dimentichiamo che è una forma di protezione, di stabilizzazione del nostro DNA. Un DNA instabile può essere stabilizzato proprio metilando, donando gruppi metili. È particolarmente indicato nella gestione
questione dell'iperomocisteinemia o da difetto genetico, quindi un'alterazione della metiltetraidrofolato reduttasi, che spesso è genetica e quindi può essere un difetto eterozigote o omozigote, è in grado proprio di fornire il gruppo metilico necessario per la riconversione dell'omocisteina in metionina, anche in presenza del difetto genetico, e quindi ridurne gli effetti. Ricordo che nel deficit omozigote di cistationina beta sintetasi, di fronte a livelli plasmatici superiori a 12, anche se 5-12 micromoli è il valore normale, gli studi sono stati fatti su valori aumentati di almeno 10 volte. Che cosa si è visto? Che le cause, diciamo, gli effetti di questo deficit, in particolare omozigote, perché in eterozigosi è un po' meno evidente il problema, sono stati fatti studi su uno stato di predisposizione a eventi cardiovascolari e trombotici, in particolare, o trombosi o ischemici, sia a livello periferico che a livello centrale, quindi anche a livello cerebrale, ma anche sono stati notati livelli elevati di omocisteina, per esempio in atleti che hanno, diciamo, subito degli eventi cardiovascolari acuti, magari giocando a calcio oppure durante un allenamento intenso. È molto importante, soprattutto in chi fa attività agonistica, ancora non lo si fa purtroppo, a mio avviso è molto importante dosare l'omocisteina, perché sapere di avere un'omocisteina alta ci deve mettere in allarme, ci deve andare a far cercare il difetto genetico e, ove possibile, correggerlo. Perché purtroppo questi integratori vanno assunti per almeno 6 mesi l'anno nei pazienti che hanno valori di omocisteina superiori a 12, proprio perché è l'unica cosa che ha un effetto protettivo, quindi non c'è nessun'altra forma di prevenzione in questi casi, se non appunto andare a proteggere il DNA donando questi gruppi metilici. Il BioZinc Pro favorisce, allora, un prodotto a base di Serenoa Repens, che è quella di cui ha parlato in maniera esaustiva questa mattina il dottor Pisanti, ha un'azione non solo sulla ghiandola prostatica, ma anche sul dolore pelvico cronico, ma anche sul normale mantenimento di capelli e unghie. È infatti utilizzato anche nelle forme di alopecia precoce, contro la caduta dei capelli, contro la fragilità unguea, ed è in questo caso complessato con sostanze, quindi c'è la Serenoa Repens che appunto favorisce l'inibizione della 5-alfa reduttasi, ma è complessato con sostanze antiossidanti quali licopene, vitamina C, zinco, vitamina E, rame e biotina. Tutto questo diciamo contribuisce al benessere dell'apparato prostatico, ma anche, come dicevamo prima, di unghie e capelli. In realtà la Serenoa, ricordiamo che diciamo, è l'estratto lipofilo della pianta, quello attivo, deriva da una palma nana, e ha il suo estratto, cioè che questo lipofilo è proprio in grado di inibire il legame del diidrotestosterone ai recettori degli androgeni, e allo stesso tempo inibisce l'attività enzimatica, come dicevamo prima. La 5-alfa reduttasi, ricordiamo che è un enzima fondamentale nella conversione del testosterone in diidrotestosterone, che è il metabolita attivo poi a livello clinico, responsabile proprio dello stimolo sulla proliferazione cellulare dell'ipertrofia prostatica. Diciamo che l'estratto della pianta però ha anche altre funzioni, ha funzioni antispasmodiche, proprio perché va ad agire sui canali del calcio, quindi riduce l'influsso cellulare di calcio. Come sappiamo, l'afflusso di calcio attraverso i canali ionici aumenta la contrazione muscolare, è anche responsabile degli spasmi, no? E attiva anche appunto questo sistema di scambio ionico sodio-calcio. Tuttavia bisogna ricordare che la pianta è sicuramente in grado di dare sollievo dai disturbi funzionali provocati dall'ipertrofia prostatica, ma non è in grado di ridurre le dimensioni della prostata. Quindi, come diceva stamattina il collega, effettivamente occorre dare una terapia incombinata, proprio perché una agisce sul disturbo funzionale, una agisce sulle dimensioni della prostata, e c'è quello che migliora anche il flusso, il mitto, e quindi tutto l'associazione di questo consente al paziente di avere, diciamo, pur con una prostata
ingrossata, una qualità di vita assolutamente ottimale. Poi vi volevo, non ho le slide, però volevo dire due paroline, visto che stamattina se ne è parlato un po', anche sul sulforafano, quindi c'è anche un prodotto a base di sulforafano e quercetina in particolare, che è il Carbitec. Il Carbitec è diciamo, un rimedio, a mio avviso, fondamentale, anche se le indicazioni sono la menopausa o altro, è un rimedio fondamentale perché è proprio un prodotto che agisce, come dicevamo prima, sull'epigenetica, poiché andrebbe consigliato, per esempio, a tutte quelle pazienti che hanno familiarità per cancro al seno, in quanto agisce proprio come modulatore, a livello cromosomiale, del gene BRCA1. Quindi chi ha la mutazione o è figlio di una mamma che è figlia femmina, ovviamente, di una mamma che ha avuto un tumore al seno, dovrebbe iniziare a prenderlo già abbastanza precocemente, quindi molto prima della menopausa, perché ovviamente l'azione modulante avviene nel corso degli anni. Poi è sicuramente ottimo in menopausa, ma anche, come dicevamo prima, il sulforafano ha un'azione sulle malattie autoimmuni, quindi come modulante di patologie autoimmuni, poiché anch'esso agisce proprio sul danno del DNA. Quindi, come il Methylben, il Carbitec ha un'azione, epigenetica importante, dimostrata da vari studi clinici, non agisce soltanto a livello estrogenico, inibendo l'estrone 16 a favore dell'estrone 2, quindi attenua e controlla i sintomi della menopausa, ma ha anche effetti, diciamo, a distanza su diversi organi, quindi non solo a livello di DNA, ma anche un'attività, per esempio, dimostrata sull'Helicobacter pylori. Questa è un'altra, diciamo, questa è un'altra grande problematica di questi anni, dove l'Helicobacter viene combattuto con una sfilza di antibiotici, un'associazione importante che spesso i pazienti non sopportano molto. Diciamo che compressare la terapia tradizionale con il Carbitec dà dei risultati più veloci e sicuramente ha maggior possibilità di eradicazione sul germe. Ricordiamo che l'Helicobacter ha una funzione anche diciamo, sullo sviluppo del cancro allo stomaco, per cui è assolutamente preventivo utilizzarlo. Poi vi volevo parlare anche dell'Ipotec, se ne è parlato diciamo anche nelle precedenti sessioni, vi faccio giusto un remember. L'Ipotec esiste da 400 e da 800, da 800 e da 400 è puro, da 800 è complessato anche con coenzima Q10 e vitamine C ed E. Ed è utile in varie situazioni, che sia appunto il dolore neuropatico, come dicevamo, che sia il dolore, che sia l'infiam, che sia diciamo anche l'ossidazione, quindi l'iperossidazione che c'è nei pazienti con placche ateromasiche, poiché aiuta a limitare i danni. E anche viene indicato nelle neuropatie da compressione, nelle neuropatie periferiche di origine appunto virale, ischemica, nelle polinevriti, e il dosaggio 800 è ottimale perché il paziente può giovarsi già dell'uso di una compressa al giorno. Ovviamente tutte queste terapie sono terapie che devono essere effettuate, diciamo per 2-6 mesi ciclicamente, a seconda delle patologie, come dicevo prima, della gravità del sintomo, della gravità del dolore. Sembra appunto avere un effetto, come diceva Lucilla, anche sulla psoriasi, poiché l'Ipotec, essendo costituito da acido alfa-lipoico associato ai PUFA, agli omega 3, agisce proprio sulla componente lipoidea, quindi delle membrane cellulari, ma anche della pelle. Sappiamo che questi soggetti hanno questa tendenza alla cheratosi. Con questo tipo di terapia viene molto tenuta sotto controllo questa cheratosi, questa acantosi che si genera degli strati della pelle, poiché si va a rilipidizzare una pelle assolutamente compromessa da questo punto di vista. Io ho terminato, ho sostituito Rachele, insomma, nel compito dei protocolli, che era il suo, però ho dovuto improvvisare io. Adesso riprendiamo con i casi clinici. Dove stanno i due? Lucilla, i due casi clinici. Allora.
Ok, adesso riprendiamo con la sessione dei casi clinici, che è la quindi si riapre diciamo la sessione CM, quindi la parte pratica, che vi darà dei chiarimenti, a mio avviso, importanti su tutto quello di cui abbiamo parlato questa mattina, perché fa vedere proprio come mostra come effettivamente siamo andati ad applicare un determinato tipo di terapia integrata e che risultati abbiamo avuto. Allora, il tuo... Il bello di questi incontri è che c'è tra noi uno scambio di visioni, ma anche delle conoscenze, ci permettono di ritrovarci anche con delle affinità, oltre che con delle differenze. Stavo appunto parlando col collega per un caso di famiglia e mi darà una mano perché... Anche cose di fiducia. Allora, questo... Poi a voce vi racconterò anche un caso che mi è venuto in mente questa mattina, non molto piccolino. Allora, caso clinico di psoriasi inversa. Paziente di sesso femminile, data di nascita, io l'ho vista nel maggio 2011. Allora, vi ho detto che lavoro come medico di medicina integrata da sempre e siccome ho avuto il diploma di medicina integrata prima di diventare pediatra, io da sempre ho visto adulti e bambini, anche se ovviamente con i bambini c'è una leggera prevalenza. Allora, questa signora mi è venuta, questo per spiegare anche perché vedo degli adulti, è venuta con una storia clinica che è la seguente, crisi acetonemiche nell'infanzia, tonsillectomia a 6 anni, menarca a 13 anni con mestruazioni regolari per ritmo, quantità e durata, appendicectomia a 20 anni, nel 2008 gravidanza e parto con taglio cesareo che è stato fatto di elezione. Immediatamente dopo è andata in menopausa, pare però che ci fosse familiarità per menopausa precoce. Stipsi fin dall'infanzia, per cui ha iniziato a assumere lassativi fin dalla pubertà. Quindi il problema di tipo intestinale. Tutti sappiamo che la stipsi in realtà può essere molto banale e molto complessa allo stesso tempo, perché essendo multifattoriale puoi avere la fortuna di individuare l'elemento giusto, altrimenti va lavorata su più fronti. Negli ultimi 6 mesi precedenti il nostro incontro aveva notato un aggravamento dello stipsi e del meteorismo postprandiale. Altra cosa, segnalava delle afte ricorrenti, che però sembravano legate più a momenti di stress che a discorsi casuali o con ciclicità. E anche con lo stress, e anche oggi abbiamo visto questo discorso after stress, ci sta bene un discorso di aftosi ricorrente. Aveva consultato un gastroenterologo che aveva parlato di colon irritabile, diceva beh, un colon irritabile, dieta ricca di fibre, kiwi al mattino, aumento della quota idrica e un prodotto ansiolitico. In realtà è stato questo che ha fatto scattare l'allarme la paziente e farle scegliere di rivolgersi a un altro sanitario, perché non tutti sono favorevoli ad assumere gli ansiolitici, anche se sono i farmaci più venduti, però non tutte le persone accettano di dipendere da un farmaco d'azione diciamo, sul sistema nervoso. Quindi io dalla visita noto un soggetto fortemente emotivo, chiaramente vado a guardare degli aspetti peculiari, perché per me individualizzare la terapia è importante, ma avevo notato anche a un evitamento delle situazioni sociali, cosa interessante, questa signora ha un bambino che poi mi ha portato, il quale ha una problematica di ansia anche lui con TIC, e quindi è negativo per l'analisi di PANDAS, quindi c'è un'ansia familiare, diciamo, che è molto importante. Tra l'altro la signora aveva avuto alcuni episodi di orticaria anche dopo l'ingestione di chimio, quindi pure la cura suggerita dal gastroenterologo cominciava a diventare complicata. All'esame obiettivo riscontro meteorismo, fegato all'arco, leggermente dolente alla palpazione e inoltre dolenti alla palpazione i sedi mascellari. Vista tutta la storia, orticaria, problematiche fin dall'infanzia, richiedo l'analisi di controllo e metto anche le IgE totali e la vitamina D. Era nel 2001, cioè diciamo negli ultimi anni si parla molto di vitamina D. Precedentemente nell'ambito di medicina integrata, soprattutto di medicina biologica,
Noi lavoravamo sul microbiota già dal 1996, dico solo questo, e per ceppi, io mi facevo venire prodotti dalla Svizzera, per cui una visione diversa a volte ti porta ad anticipare i tempi. Comunque la signora aveva una ipovitaminosi oggettiva, il getto tali stava miglioramento un fenotipo allergico, quindi consiglio un vitet allergologico che mi conferma poi positività al polline, cipresso e graminace. Apro parentesi. Mentre il cipresso non ci dà reazioni, poi abbiamo un'esperta, mentre il cipresso non crocia con alimenti, le graminace crociano con una serie di alimenti, per cui la mia prassi andare a verificare anche quando trovo alcune allergie respiratorie la presenza di eventuali allergie crociate o comunque sensibilità ad alimenti. E le graminacee, oltre a crociare con alcuni vegetali, possono crociare con il grano e con altre piante. Allora, in questo caso io prescrivo una terapia omeopatica, un ciclo di probiotici, soprattutto ricchi di bifidobacteri e lattobacillo, e vitamina D 3-4.000 unità al giorno, perché come poi ci hanno detto anche altri specialisti in vari incontri degli anni scorsi, frazionarla e darla quotidianamente permette un'informazione quotidiana ed evita che si ritirino i recettori per la questione della domanda dell'offerta. A quel punto la monodose in realtà non ci aiuta a mantenere il livello costante. Inoltre, avendo un discorso comunque di meteorismo, stipsi, riduco il lattosio, non le proteine del latte, e mi viene in mente di modificare un pochino la dieta togliendo il glutine, che si già in quelle più che altro glutine, portando il livello di concentrazione di glutine più tollerabile, in quanto gli anni antichi sono rimasti con una percentuale di glutina tra il 2 e l'8% contro il 18% del grano Puzzalis. A 2 mesi di distanza il quadro clinico è migliorato, albo regolarizzato, meteorismo a 7, migliorato pure l'umore e il senso di benessere generale. La paziente per un po' non viene più, dopo 5 anni torna in visita, mi dice di aver goduto di un relativo benessere, avendo assunto probiotici al ciclo, ha mantenuto l'abitudine, era rimasta un'attenzione alla quota di latticini, per cui mangiava tutto liberamente cercando di non eccedere, però aveva avuto alcuni episodi di mal di gola, lei è tonsillectomizzata per cui sono faringiti, e aveva assunto in autonomia degli antibiotici, quindi tutti noi subito torniamo al discorso mentalmente della flora, dei probiotici li avrà assunti in modo regolare. La signora ha assicurato di aver comunque preso dei cicli di probiotici dopo l'antibiotico, ma guarda caso nell'aprile 2017 era comparso un eccesso perineale che era stato trattato chirurgicamente e successivamente con antibiotico terapia. Comunque aveva preso i probiotici per tutti i giorni di antibiotico terapia. Apro e chiudo una parentesi, voi tutti lo sapete, voi tutte anche proprio lo sapete, molte volte il probiotico viene dato solo nei giorni di assunzione dell'antibiotico, che di per sé è un po' irrazionale, mentre quei giorni andrebbe comunque garantito magari l'entero bulardi, che va a competere con la candida e più che altro contiene l'espansione delle colonne di candida. Abbiamo sentito nella relazione della mattina quanto una disbiosi intestinale con presenza di candida possa costituire il trigger per produzione di interleuchina 36A nei soggetti che hanno una genetica favorente. Quindi probabilmente la signora non aveva assunto in maniera giusta e con la selezione giusta i probiotici più adatti, è ricomparsa la stipsi accompagnata da una congestione emorroidale intensa. Dopo 2 mesi dall'intervento la paziente nota la comparsa di lesioni cutanee rosse in zona inguinale e il dermatologo le diagnostica come psoriasi inversa. Allora, abbiamo detto proprio oggi quanto la psoriasi in alcune zone del corpo crea disagio
psicologico oltre che fisico, e qui siamo proprio in una delle zone di allarme, per quanto la donna maritata, figlio, cioè voglio dire, però sempre viene colpita in una zona intima. E abbiamo visto che è un po' resistente all'idea di assumere farmaci chimici, li vuole evitare il più possibile, probabilmente non accetta la terapia che viene prescritta dal dermatologo e torna a visita da me. È, per chi è interessato all'argomento, è una longilina astenica e dalla mia esperienza è la costituzione che più frequentemente ha sensibilità al glutine della longilina. Richiedo, oltre all'analisi di base, il dosaggio della vitamina B3, ecco perché io non faccio mai delle diagnosi, non taglio gli alimenti senza un ragionamento clinico più approfondito e anche con l'ausilio di altre analisi. Tra l'altro utilizzo il metodo kinesiologico che viene usato in osteopatia, ma quando mi risultano degli alimenti potenzialmente allergizzanti o con problematiche tipo la celiachia, richiedo sempre l'analisi prima di escludere l'alimento. A questo punto chiedo tutte, oltre che la vitamina B che è scesa di nuovo, cosa timida dei longilini che spesso hanno un'imitazione del recettore per la vitamina B, altrimenti non sarebbero stati così lunghi e con ossa molto sottili, chiedo gli anticorpi anti-diabetici, oltre che gli anti-indomisio, le transglutaminasi. In questo caso vengono positivi gli antichiliadina G, non antichiliadina IgA, come abbiamo visto stamani. Statisticamente si può avere una positività degli antichiliadina IgA, ma in questo caso la signora aveva gli antichiliadina IgG leggermente aumentati. Però, escludo la celiachia, vedo comunque una sensibilità al glutine, diagnostico una gluten sensitivity e provo una dieta gluten free e lattosio free, perché tra l'altro una volta che si chiama disbiosi, abbiamo visto in precedenti incontri che l'intolleranza al lattosio transitoriamente viene sviluppata, quindi conviene sempre alleggerire. La diagnosi di gluten sensitivity si fa stando proprio al gruppo di Fasano con una diagnosi di 2 mesi di esclusione del glutine dalla dieta e poi si verifica se i sintomi sono migliorati. Dopo 2 mesi di dieta, integrazione con vitamina B3 e probiotici a cicli, probiotici che contengono anche l'enterobilarbe, somministrazione di acido alfa-lipoico a dosaggio elevato, per i primi giorni 1600 mg di IO, dopo di che passo 800 mg di IO, un drenaggio omeopatico, omotossicologico dai drenanti, di omeopatico gli ho dato solo il rimedio costituzionale. La signora? Devo essere veloce? Sì. Grazie, sì, scusate, perché io sentendomi la voce afona tendo a avvicinarmi, invece è peggio. Grazie a te. A gennaio vitamina normalizzata, nel senso i valori ottimali per ottenere un'immunomodulazione e un'efficienza della vitamina D, non solo come vitamina che fissa il calcio nelle ossa, diciamo banalmente, ma come protettrice di membrana e ormone, perché ha un'attività ormonale, dovrebbe essere tra 50 e 60, quindi non dobbiamo andare verso l'ipervitaminosi, ma dobbiamo anche garantirci un livello di vitamina D che possa essere efficiente ed efficace. E comunque la signora non aveva più meteorismo intestinale di nuovo e la stipsi era scomparsa. La cosa più interessante è la psoriasi si era fortemente ridotta. La paziente riduce l'integrazione con vitamina D. E ritorniamo ai grani antichi, perché non è mio interesse tenere una persona a dieta stretta per tempi troppo lunghi. Ahimè, dopo 15 giorni si riacutizza il meteorismo e si riaggrava la psoriasi. Per cui decidiamo di tornare alla dieta precedente, manteniamo la terapia invariata e il quadro clinico gradualmente migliora fino a scomparire del tutto. La psoriasi scompare, la paziente si può considerare guarita. Da allora la paziente è in benessere, non è celiaca, ma tutte le volte che reintroduce il glutine si riacutizza. Ora abbiamo fatto un genetico, perché dico per sicurezza, magari seguendo una dieta priva, il genetico è negativo, per cui presumibilmente le prime analisi che aveva fatto
erano negative. In realtà ha avuto gli antigliadina IgG e non IgA positivi. Il genetico è negativo, oggettivamente è una gluten sensitivity. Ora vuoi che sia un fatto psicosomatico, perché a questo punto non posso escludere che la paziente vada in allarme, è un'emotiva, per cui l'idea di rimettere il glutine le crea allarme, magari c'è un distress che attiva tutto il meccanismo, sarebbe da approfondire, però la paziente praticamente sta bene. Facci periodicamente del cicli di vitamina D e probiotici e all'ultimo controllo novembre 2022 è in perfetto benessere. C'è qualche domanda? Se no poi mi sembra che mi volessi fare una domanda, no? Il fatto che il glutine venga utilizzato in tantissimi altri prodotti alimentari in aggiunta, proprio perché consente una certa elasticità e lavorazione, no, nell'agroalimentare, e quindi si raggiunga proprio un surplus, un troppo che storpia, ecco lì che l'attenzione di toglierlo attraverso un alimento diretto che è la pasta direttamente diciamo interessata come contenente proprio la proteina, fa sì che forse abbassa quei livelli di sensibilità. Certo. Ma infatti questa è la gluten. Allora, il problema sicuramente è aumentato perché c'è un consumo più largo, poi noi siamo italiani, diventa l'elemento più rappresentativo. È ovunque, anche in alimenti che naturalmente non lo porterebbero, ma viene utilizzato. Ecco. Beh, come il lattosio viene messo dappertutto, aumenta la palatabilità, anche la polvere di latte, no? Sì. Fu esemplificativo il caso di una bimba che morì, un'allergica vera alle proteine del latte. Beh, il tempo passa, potrei dire una decina d'anni fa, mangiando la pizza dal fornaio, perché gli agenti lieviti, ormai i fornai non è che lo fanno con lievito madre, comprano i sacchi di agenti lievitanti, dove la polvere di latte viene messa perché assorbe l'umidità, certo, e lo rende più palatabile. Il risultato, questa era un'allergica al latte, ha comprato la pizza bianca senza mozzarella. Nessuno poteva immaginare, ma lo stesso fornaio non poteva magari sapere che tracce di latte erano presenti. Quindi adesso anche parliamo della farina di grillo, poi non voglio rubare spazio ad altre relazioni, la farina di grillo. Magari io istintivamente la avverso, però ma come la controlli? Dice devi leggere se il nome, sì. Ma se la ditta può acquistare da paesi dove non è normata magari delle miscele che poi mette, si perde la tracciabilità. Faccio e la farina di grilli può essere molto pericolosa, non solo perché contiene due tipi di virus che non sono trasmissibili agli umani, ma se è vero che il coronavirus ha fatto un salto di specie, perché non può farlo pure quello del virus, che tra l'altro è neurotropo, uno dei due virus selettivi del grillo è neurotropo, quindi ci potrebbe creare un danno nel tempo. Altra cosa, l'altra cosa, brava, l'acaro. Un allergico all'acaro potrebbe avere degli shock anafilattici, certo, o un allergico ai crostacei, quindi attenzione che i problemi sono molto maggiori di quelli che, di quello che si pensa. Vabbè, un altro caso vi voglio dire, ma a voce così molto free, un mio caro collega che mi portava il bambino a un anno di vita si presentò col bambino praticamente coperto da lesioni che non erano proprio dermatite atopica. Io vi parlo di una cosa di almeno 28 anni fa, perché oggi questo bambino va per i 30 anni, e lo mandammo dal dermatologo dell'università, ora mi sfugge il nome, che è dermatologo pediatrico, scusate mi sono scordata il nome, e fu fatta diagnosi di psoriasi a un bambino di un anno, e chiaramente siccome non avevano mai visto un'espressione psoriasica su tutto il corpo in un bambino di un anno, lo volevano ricoverare e fare un trattamento sperimentale. Il collega, che tra l'altro omeopata, è venuto da me, io lì ho avuto un'intuizione, ho detto ma se esiste la psoriasi guttata che viene da uno stafilococco o da uno streptococco, questo è un bambino
prima di considerarla una psoriasi normale, abbiamo visto, oggi sappiamo quali sono i fattori scatenanti, tra l'altro non aveva comorbidità, non aveva la sindrome metabolica, non c'era il Crohn, cioè voglio dire, ho detto facciamogli un tampone. E questo bambino aveva uno streptococco. Allora, anche se la psoriasi può essere scatenata dall'antibiotico, in questo caso io l'antibiotico gliel'ho dato perché, nonostante il trattamento omeopatico, perché mi sembrava importante eradicare lo streptococco, unito ai probiotici, perché dalla nostra scuola già da tempo per noi il probiotico era fondamentale, e questo ragazzo ha risolto brillantemente, dopo 15 giorni non aveva più nulla. E quello sarebbe entrato in un protocollo di ricerca, perché era il primo caso che vedevano di psoriasi praticamente diffusa, gravissima, in un bambino di un anno, sostenuta da un'infezione. Questo è un caso reale, quindi. Ma sai, 28 anni fa probabilmente, io stessa ho una pubblicazione sulla psoriasi trattata con le low dose. E l'abbiamo fatta, e già la dermatologa con la quale abbiamo elaborato il protocollo nel 2012, oggi forse elaborerebbe un altro protocollo, perché sono cambiate sono ampliate le conoscenze, magari aggiungeremo un'altra citochina, c'è stata una risposta positiva, però forse oggi potremmo fare anche di meglio con una sperimentazione. La psoriasi veramente la stiamo osservando e si sanno sempre cose nuove. All'epoca la diagnosi comunque era psoriasi fatta in ambito universitario, e in questo caso lì mi è venuto in mente, è un bambino, ma non sarà un'infezione, e l'intuito di buon senso in questo caso è stato utile. Vabbè, basta, finiti i miei casi. Dottor Pisanti ci presenterà il suo caso clinico. Eccoci qua. Sì, il paziente è anonimo. Allora, praticamente è un caso semplice, molto semplice. Abbiamo questo signore di 63 anni che si presenta a studio e fa... Siamo andati già alla risposta. Che è stato tutto un giochino. È sempre Pippo. Allora, un'ipertrofia prostatica con sintomatologia disurica. I sintomi sono moderati. L'IPSS, adesso lo introduciamo, è praticamente un symptom score che dice quanto gravi sono i disturbi. Va da 0 a 35. Sono delle domande. Eccole qua. Sono 7 domande che il paziente a cui può rispondere autonomamente. L'ottava parla della qualità di vita. E ne esce fuori un punteggio che ci permette di capire quanto male sta. Da 0 a 7 generalmente la sintomatologia è lieve, da 8 a 19 è una sintomatologia moderata, invece da 20 a 35 la sintomatologia è di tipo grave. E questo ci permette anche di capire come gestirlo dal punto di vista terapeutico. Quello sulla qualità di vita dice addirittura: se dovesse trascorrere il resto della vostra vita con l'attuale condizione urinaria, come si sentirebbe? Da bene, male, molto male. È un test facile da applicare che dovrebbe essere fatto a tutti quanti i pazienti prima di entrare a studio. E questo signore aveva 13, quindi una sintomatologia di tipo moderato. Aveva il PSA di 1,5 nanogrammi millilitro, però assumeva dutasteride e tamsulosina da 2 anni, quindi, come dicevamo prima, quell'1,5 va raddoppiato, perché la dutasteride lo riduce artificialmente al 50% dopo 6 mesi di terapia continuativa. Il suo PSA era di 3, il limite è 4, quindi problematica dal punto di vista tumorale non ne avevamo, grosso modo. La flussimetria faceva vedere un flusso di 13. Sappiamo che fra 10 e 15 si può continuare con la terapia medica. Molto probabilmente il suo flusso era di 11, la tamsulosina assunta da 2 anni lo aumenta generalmente di 2 ml al secondo, il volume svuotato era un buon volume di 300 ml, il residuo di 50.
Allora, il volume svuotato, generalmente noi abbiamo il primo stimolo sui 150 millilitri, a 300 dobbiamo urinare, a 500 ipoteticamente dovremmo scoppiare e andare in bagno a fare la pipì. Alcune volte troviamo pazienti che si presentano con un leggero gonfiore intestinale, mettiamo una sonda ecografica sulla pancia e il paziente c'ha dentro un litro e mezzo. Sono pazienti che hanno perso la capacità, la sensibilità vescicale da portare in sala e non sappiamo neanche se si recupera. Questo paziente invece ha avuto un buono stimolo menzionale, perché ricordiamo che la flussimetria deve essere una menzione come se il paziente stesse a casa. Quindi pazienti che arrivano a fare ecografie o flussimetrie che non riescono a camminare perché al primo passo se la fanno sotto, non aiutano nessuno. Intanto perché generalmente hanno volumi uroflussimetrici superiori ai 500 e quindi il test non è valido. Il test è valido ed è sensibile statisticamente per volumi tra i 125 e il mezzo litro. Secondo loro, anche quando facciamo le ecografie vescicali, avere una vescica iperdistesa non permette di vedere bene né il pavimento vescicale né le pareti laterali, e appena metti la sonda il paziente rischia di farsela sotto e sicuramente fermo e tranquillo non si sta. Comunque questo paziente urinava abbastanza bene, svuotava un buon volume e un residuo di 50, dai 50 da 0 ai 50 è un residuo normale. È chiaro che se un paziente mi viene e urina 500-600 millilitri, il residuo posminzionale normale sale fino a 70-80. Quando abbiamo residui sopra 150 ml, sono residui patologici in maniera grave, si inizia ad avere problematiche di svuotamento vescicale tali che i reni non riescono più a scaricare le loro urine, talvolta i reni sono dilatati bilateralmente o comunque bisogna pensare ad un intervento chirurgico disostruttivo, perché talvolta la terapia in questo stato della malattia è già avanzata. La TRUS è un'ecografia prostatica transrettale, per farla ci vuole un minuto e mezzo. La maggior parte dei pazienti sopravvive, anche se lo trovano molto scomodo, non è un esame scomodo, è un esame che si fa. Le signore fanno la transvaginale da una vita, anche l'uomo si può sottoporre senza grossi problemi ad una transrettale. Io preferisco sempre la transrettale alla sovrapubica perché ci dà dei diametri precisi della prostata. Chiaramente noi mettiamo la sonda nel retto a diretto contatto con la prostata ed è cosa molto diversa invece vederlo da sopra al pube con una vescica dilatata. La transrettale serve ad avere quindi un volume preciso della prostata, a valutare la presenza o meno di noduli sospetti. Anche con un PS normale possiamo avere tumori prostatici. Io personalmente ho diagnosticato un tumore ad un paziente, ad un pompiere, aveva 0,6 di PSA. L'esplorazione rettale faceva vedere faceva sentire un nodulo durissimo, l'ecografia faceva vedere che quel nodulo era ipoecogeno, quindi tendente all'oscuro, la biopsia ha confermato un tumore alla prostata. Perché dico l'esplorazione rettale? Perché l'esplorazione rettale permette ancora di diagnosticare più del 40% dei tumori prostatici, quindi rimaniamo ancora vecchio stampo, diciamo. Oggi ci sono pazienti che fanno risonanze magnetiche multiparametriche anche con valori di PSA normale, la risonanza magnetica multiparametrica ha una definizione superiore all'ecografia prostatica, ma chiaramente intanto non dobbiamo intasare le ASL per risonanze che non servono. Intanto c'è una certa difficoltà, diciamo, a calcolare il reale volume prostatico da una risonanza magnetica multiparametrica, perché spesso danno solo il diametro trasverso. Per avere un volume ci vogliono tre diametri, trasverso, longitudinale e anteroposteriore. Se non ho tre diametri, il volume nello spazio non lo trovo di nessun tipo di ghiandola. Ed è importante a noi anche come chirurghi per capire l'aumento della ghiandola prostatica, per vedere la morfologia della prostata, per sapere che tipo di strumento utilizzare in sala operatoria, perché prostate diverse possono essere approcciate con strumenti e con tecniche operatorie diverse. La D sarebbe l'adenoma centrale di 25 grammi, come abbiamo visto prima sarebbe quel cuore della prostata, la parte centrale della prostata, che è la parte che va, l'adenoma che va ad ostruire praticamente il flusso di urina. Questo paziente quindi già sta facendo da 2 anni dutasteride e tamsulosina, quindi sta facendo il gold standard terapeutico, il meglio che c'è per l'ipertrofia prostatica, la dutasteride per ridurre il volume, la tamsulosina per urinare più forte. Sotto quel grafico a vedere una flussimetria, la prima curva è quella normale, il flusso patologico quando chiaramente si trova al di sotto dei 15 ml al secondo. Aveva solo l'ipertensione arteriosa e quello che era successo è che gli era stato dato da 6 mesi un beta bloccante e inoltre prendeva la cardiaspirina. Il paziente viene perché chiaramente lamenta DE. DE sarebbe la disfunzione erettile da qualche mese. Molto probabilmente l'associazione del beta bloccante con i farmaci che faceva prima avevano ridotto
la sua capacità sessuale. Allora, lui, il paziente cosa dice? Abbiamo sentito il paziente, dice, sto in andropausa, controlliamo il testosterone. La dutasteride può ridurre la libido, ma non riduce il testosterone. Spesso un paziente si presenta con disfunzione erettile, ma ha una libido normale. Molti pazienti non sanno la differenza fra libido e mancanza di turgidità peniena, sono cose diverse. La libido è il numero di volte che tu pensi a fare l'amore, se vedi una bella ragazza ti giri, vuoi avere rapporti sessuali o meno. La disfunzione erettile è tutta un'altra cosa. E cambia parecchio, perché il deficit di testosterone ti può dare una disfunzione di libido. È chiaro che il testosterone interviene anche nell'erezione, però lì interventano molti fattori, anche quelli ansiogeni. Quindi aveva una riduzione della libido che poteva essere secondaria all'assunzione di dutasteride da 2 anni. La mancanza di eiaculazione esterna poteva essere dovuta alla tamsulosina. E infine lui diceva giustamente, dice, io come voglio, ancora sto bene, abbiamo ancora rapporti sessuali, non voglio perdere a 63 anni, sono giovane, perché non posso avere una normale attività sessuale. Quindi abbiamo un paziente che fa dutasteride, tamsulosina e beta bloccante. Cosa dobbiamo fare per aiutarlo? Sospendere la dutasteride oppure la tamsulosina oppure sospendere tutti e 2 i farmaci che le linee guida ci dicono questi sono ergo standard, quindi meglio di questo non puoi dargli. Abbiamo visto che però non sono farmaci che non abbiano effetti collaterali. Cambiare cardiologo è normale, quando un cardiologo può scegliere fra un numero di antipertensivi in un paziente con rapporti sessuali e giovane, cerchiamo di non dar beta bloccanti perché lo ammazza. Cambiare la terapia medica cardiologica potrebbe essere un'eventualità, oppure cambiare la terapia che sta facendo, che è il gold standard terapeutico. Chiaramente l'esplorazione rettale, ecco, l'esplorazione rettale, queste sono le caratteristiche di avere un'esplorazione rettale. Intanto si va con il dito indice e non con il dito medio, questo lo dico perché molti in training, diciamo, fa il dito indice, il dito migliore, con la migliore sensibilità, lo sappiamo, quindi si penetra con l'indice. La prostata di questo paziente chiaramente era aumentata di volume, perché era 1,5-2 normale, la consistenza era pastosa. Consistenza pastosa significa che la prostata è infiammata. Quando io metto il dito e sento che è tipo il budino, e quindi la prostata è un po' molleggiata, e generalmente il paziente ha un risentimento doloroso che non è dovuto al discomfort del dito nel retto, ma è dovuto proprio a un fastidio che può arrivare fino al meato retrale esterno, alla punta del pene, al glande, ed è doloroso la palpazione, molto spesso quindi consistenza pastosa significa che è infiammata la prostata. Il solco mediano era conservato, è una zona anatomica che si trova centralmente, ai 2 lobi, al lobo destro e al lobo sinistro. Romanticamente possiamo dire che la prostata sia come un cuore, e chiaramente la parte centrale del cuore sarebbe il lobo mediano. Quando il lobo mediano non si trova più, perché la prostata è cresciuta eccessivamente. I margini laterali erano apprezzabili, questo è importante perché spesso il tumore va da quelle parti e quindi erano sempre valutati, e non c'erano noduli durolignei. In una prostata che è di consistenza pastosa, abbastanza morbida, se io ad un certo punto sento una zona dura come un sasso, come un San Pietrino, devo poter pensare che ho una calcificazione, e la calcificazione la vediamo iperecogena e bianca ecograficamente, oppure un tumore di prostata. Il tumore di prostata può essere iso o ipoecogeno, quindi o dello stesso partner grigio scuro oppure diventa assolutamente nero. E lì l'importanza di fare le 2 cose, cioè anche il radiologo dovrebbe, quando fa e se fa le ecografie prostatiche transrettali, deve fare tutte e 2 cose, io faccio tutte e 2 cose, cioè se non esploro il paziente e poi vado a controllare ecograficamente con la vista quello che ho sentito, c'è un po' una valutazione a metà, devo sentire, toccare e vedere. Allora, diciamo, quello che ho fatto io è stato sospendere la dutasteride e la tamsulosina, malgrado le linee guida mi dicano che sono i farmaci migliori, dare un farmaco con la serenorepens ed altre sostanze associate che permetteva di sfiammare la prostata, e poi associare il tadalafil, che aiuta ad avere una migliore erezione, quindi cerca in qualche maniera di controbilanciare l'effetto del beta bloccante. Nel frattempo la dutasteride e la tamsulosina rimuovono i fattori di eiaculazione retrograda e aumentano un pochettino la libido, aumenta un pochettino il testosterone assorbito anche dalla prostata, e chiaramente anche un miglioramento della turgidità. Successivamente il paziente deve sempre fare un controllo oroflussimetrico, ancora lo sto aspettando, perché se dopo 30 giorni è peggiorata la flussimetria ed è aumentato il residuo, allora il paziente sta peggio
non possiamo aiutarlo in questo modo, dovremmo ridare ai farmaci precedenti il gold standard terapeutico e associare eventualmente qualcosa per aiutare l'erezione. Il PSA totale va fatto in genere dopo i 60 anni ogni 6 mesi, tra i 50 e i 60 va fatto ogni anno, tra i 40 e i 50 le linee guida in pazienti che non hanno un parente di primo grado con tumore prostatico una volta sola. Quindi 40-50 PSA una volta, io ho gente di 33 anni che mi porta il PSA, non serve a nulla. Cioè faremo un articolo, nel caso in cui ci fosse un tumore, facciamo un bell'articolo su un giornale, ce lo pubblicano ovunque, perché il tumore di prostata inizia dopo i 40 anni, fra i 40 e i 50, forse nei pazienti che sono geneticamente predisposti, quindi che hanno un parente di primo grado con pregresso tumore di prostata. E tutto qui, quindi praticamente il nostro Pippo è tornato un super Pippo. Grazie. Grazie. Allora, qui 5 mg OD, dipende. Oggi come oggi si può dare talvolta in un paziente una terapia riabilitativa per 2 mesi. Nei pazienti, ecco, ha un'emivita di 36 ore. Fra questi vari inibitori delle 5 fosfodiesterasi abbiamo molecole diverse, con tempi diversi, emivite diverse, con effetti collaterali ed efficacia diversa. La prima cosa che ti chiede il paziente: qual è il migliore? Non esiste qual è il migliore. Qual è il farmaco che ti si addice di più in base alla tua vita relazionale? Se vai fuori il weekend, venerdì, sabato e domenica, e vuoi essere coperto, il Tadalafil permette di coprire le 72 ore avendo un'emivita di 36. Lo prendi venerdì mattina e copri tutto il weekend. Se ho un signore di 82 anni che fa l'amore una volta al mese, gli darò magari del sildenafil, cioè il Viagra, che ha un'emivita di 6 ore, però è più un boost, tipo un turbo, e quel paziente avrà la felicità di avere rapporti sessuali in quell'arco di tempo limitato. In questo caso il Tadalafil ero indeciso se metterlo o meno, perché le linee guida dicono once a day, una volta al giorno. Però anche nei pazienti giovani che magari devono subire dei traumi, una prostatite che ti dà disfunzione erettile, o hanno ansia da prestazione, o hanno patologie intestinali associate che quindi infiamma la prostata cronicamente, così io tendo a dare una compressa ogni 48-72 ore. È il paziente stesso che decide il timing, perché lui sa quanto dura l'effetto. Ho un paziente che mi divide la compressa da 5 mg, calcolate che la dose massima è da 20, dose massima efficace non tossica, mi divide la compressa da 5 mg in 8. Calcolando che la compressa da 5 mg sarà 3 mm, e mi dice che se non prende quell'ottavo di 5 mg lui ha problemi. Quindi il classico effetto placebo. È un ragazzo giovane. Lo fa isoterapia. Infatti l'avevo messo, sì, c'era una possibilità, però non mi piace poi, dice, ma fai sempre dal cardiologo, tra virgolette, colpevolizzare un... So effettivamente, alcune volte mi viene il paziente e dice: finalmente abbiamo trovato la giusta terapia antipertensiva dopo un anno e mezzo, e tu non gli puoi dire: guardi, torni, va cambiata. Quindi cerchi di adeguarti tu. Domanda, da avvocati siamo d'accordo, cioè il nebivolo, sì. Nebiloxo, anche quello rientra in misura minore, però sì. Ho avuto un paziente la scorsa settimana proprio. Se il nebivololo da può causare, diciamo che ci troviamo in una situazione di un equilibrio precario, dove qualcosa in più, qualcosa in meno, anche una semplice prostatite dovuta ad una dieta o un episodio di emorroidi sanguinanti o una dissenteria, adesso l'influenza intestinale, che possono aumentare leggermente quell'infiammazione prostatica e causarti uno scompenso che poi ti porti dietro per più o meno tempo. Quindi poi allora, le donne americane non vedono bene l'utilizzo delle 5 fosfodiesterasi. Io non ho niente al contrario, perché sappiamo intanto che l'ansia da prestazione nell'uomo e nell'uomo di oggi, con le donne di oggi, si presenta sempre più frequentemente. Se una piccola compressina che funzioni psicologicamente o funzioni effettivamente per avere una buona erezione, ma alla fine ti fa avere dei buoni rapporti interpersonali e relazionali, calcolando che i prezzi sono scesi, quindi non si deve neanche vendere casa,
non ci trovo assolutamente nulla di male, di svantaggioso, di niente. E soprattutto perché dai all'uomo, dal punto di vista morale, oltre che, cioè dal punto di vista psicologico, un fortissimo aiuto. Sì, prendere un'altra specialità. No, ecco, lì c'è un'altra problematica. Spesso quando mi capita per esempio di vedere donne con cistite recidivanti in menopausa più o meno recente, la prima cosa che mi viene in mente è perché non la terapia sostitutiva. Spesso sono io a chiedere alla paziente di andare dal ginecologo per valutare i pro e i contro. Ho pazienti, amiche che hanno fatto terapia sostitutiva che riesce a mantenere il trofismo per altri 10 anni. È chiaro che c'è stata un'inversione di tendenza. Io sono molto meno giovane di quanto non sembri, quindi prima si dava a tutti, poi hanno scoperto no, forse c'è il rischio tumorale un po' di più, c'è il rischio tumorale un po' di meno, al seno, alla mammella, pluripare, non pluripare. Ma se una terapia che mi rende per 10 anni più giovane, più trofica e che mi permette di non avere quei disturbi, mi riduce l'incontinenza urinaria, mi aumenta il trofismo locale, non mi permette di avere disturbi durante gli atti sessuali, mi obbliga a controllarmi un po' più spesso, è peggio o è meglio? Anche lì non è il mio mestiere. Io mi pongo il dubbio, poi il ginecologo, lo specialista, io non riesco a fare tutto perché non sono neanche preparato, non ho neanche la pratica clinica, non ho neanche stavolta la risposta, però mi capita talvolta di utilizzare, spesso, non talvolta, la fitoterapia e ovuli locali o creme locale che sono pseudo-ormonali, poi alla fine ormono-like, come vogliamo chiamarle. Con diluizioni low dose degli ormoni. Poi adesso ci sono anche dei sistemi di elettrostimolazione, come antirughe si fa anche. Sì, sì. Ho un'amica ginecologa che fa l'anti-aging degli organi genitali femminili. Vagicomb, cioè delle pazienti sì. Che si trovano benissimo. E quindi, come dice lei, aiutiamo anche la parte femminile, perché è normale che va curata la coppia. Certo. Assolutamente. Io chiaramente vedo uomini e donne nell'ordine di 8 a 1, 9 a 1, quindi è chiaro. Però sicuramente la problematica ormonale nelle pazienti con cistite recidivanti, vescica iperattiva, è fondamentale. Il trofismo è tutto, assolutamente. Grazie. Grazie. Andiamo avanti. Vi presenterò io dei casi clinici relativi, diciamo, un po' alle relazioni mattutine. Sono una serie di casi simili tra di loro, quindi con delle forti similitudini, e ovviamente con dei trattamenti poi personalizzati. Dunque, nell'ambito delle patologie di genere, queste sono tutte e tre donne, hanno qualcosa, più di qualcosa in comune, sono 2 su 3, mi sono state inviate dalla dottoressa Melillo, quindi hanno delle problematiche immunologiche autoimmuni importanti. Una di queste è una donna di 50 anni, normopeso, con una diagnosi di sindrome di Sjögren, un'entesoartrite in fase di attività, psoriasi cutanea, allergica al nickel. La paziente mi arriva già con queste diagnosi pronte. Assume quelli farmaci Plaquenil, Calanit, Xarenel, Xanax, Salagen e Antraventi. Andremo a vedere poi che in queste pazienti spesso ci sono anche, c'è un umore deflesso, quindi ci sono dei disturbi del tono morale importanti, anche quelli da affrontare. La sintomatologia lamentata, mioartralgie diffuse, impossibilità a svolgere attività fisica anche leggera, inappetenza, sintomi di reflusso, gonfiore addominale, eruzioni cutanee frequenti, ostruzione nasale discontinua, disfonia. In realtà più una fonoastenia, una stanchezza vocale, come, che è simile alla fatigue,
che si instaura in queste pazienti, alvo prevalentemente stiptico e cefalea ricorrente. Ha effettuato degli esami ematochimici, igiene alla norma, linfociti 43,8, albumina, c'è una lieve ipoalbuminemia, calprotectina fecale nella norma, attivazione del complemento C3 e C4, ANA 2.8. Sospetta gluten sensitivity, ovviamente da quello che mi riferisce la paziente, da cosa mangia, in che modo e con che frequenza. Come dicevo prima, uno dei, diciamo, degli aspetti frequenti in queste pazienti è proprio questo umore deflesso. Spesso si tende a curarlo con gli antidepressivi, come dicevamo prima, però diciamo che il problema va ricercato a monte di questo umore deflesso, che non è solo un problema strettamente psicologico, ma è anche legato a tutta la cronicità diciamo presente e alla neuroinfiammazione, come vedremo. Quali sono i test effettuati? All'atto della visita la paziente ha effettuato i prick test, un'endoscopia nasale che mostrava un'endoscopia nasale nasofaringo-laringea, direi, mostrava dei segni di reflusso, quindi un'iperemia delle aritenoidi, delle corde vocali ipotoniche in fonazione, quindi una stanchezza vocale. Questa spesso è, diciamo, è tipica di persone più anziane, dove viene persa un po' la componente elastica delle corde vocali. C'è anche un assottigliamento della corda, quindi un'atrofia, un'ipotrofia delle corde. Alla citologia nasale mostra questa famosa rinite cellulare a cellularità neutrofila con una atrofia dell'epitelio ciliato e di quello muciparo. Quindi la paziente mostra un quadro anche nasale infiammato. Sono stati effettuati, adesso vedremo, dei test genetici salivari per celiachia, quindi per la, diciamo, la determinazione del genetico, quindi della presenza di DQ2 e DQ8, e gli ALCAT test per alimenti più nickel, in modo da confermare o meno la questione poi alimentare e quindi aggiustare e dare un piano alimentare corretto. Quali sono stati i risultati? La paziente è risultata allergica al nickel, al lievito, ai salicilati, alla candida e al riso bianco, quindi anche se la paziente dice vabbè mangio riso 3 volte alla settimana, però in questo caso non le faceva certamente bene, cioè non giovava al suo stato infiammatorio. Sapendolo chiaramente possiamo adeguare la nostra terapia anche a questo. La celiachia, il genetico, laddove c'era una sospetta gluten sensitivity, cioè la paziente mi dice quando mangio il glutine a volte sto bene, a volte sto male, a volte ho dei sintomi sfumati, a volte sono gonfia, a volte mi viene il reflusso, effettivamente sono stati confermati da questo eterodimero di Q8 positivo presente, quindi la paziente ha una gluten sensitivity. Che cosa abbiamo fatto? La strategia terapeutica in combinata con ovviamente una nutrizionista che ci segue, alla quale sono stati inviati i risultati dei test, quindi è stato messo a punto un piano alimentare mirato, è stata fatta una dieta, diciamo, che io do anche agli allergici gravi, di eliminazione e successiva reintroduzione dopo 6 settimane degli alimenti indicati, incluso il glutine, mantenendo sempre una dieta low glut. È un potenziamento della massa magra in questo caso, perché la paziente era normopeso, però la componente muscolare era decisamente bassa perché non ce la faceva a fare nulla, quindi attività fisica, anche passeggiate, eccetera. Una logoterapia ortofonica per questa, diciamo, questa precoce atrofia delle corde vocali e un'integrazione con fibre naturali e lassativo al bisogno, perché la paziente riferiva un alvo stiptico, quindi innanzitutto abbiamo cercato di, come dire, dare le fibre in modo che lo spazzino dell'intestino si mettesse in atto e quindi eliminasse le sostanze tossiche in modo poi da eliminarle con il lassativo definitivamente. È stata data anche un'integrazione per le mioartralgie, in particolare a base di quindi omega 3, quindi olio di pesce, EPA, DHA, vitamina E, un'integrazione con aminoacidi essenziali per il potenziamento della massa magra, oltre al miglioramento della fatica, integrazione con il magnesio, diciamo i 3 sali di magnesio, e anche per la modulazione del dolore, la PEA associata al transresveratrolo, di cui abbiamo parlato prima. Quindi è stata data anche un'integrazione per la rinopatia, abbiamo curato sia lo stato di atrofia dell'epitelio con vitamina A e di pantenolo,
è lo spray nasale a base di PEA, a base di acido ialuronico e di perilla. Quindi abbiamo agito un po' su tutti i sintomi della paziente, modulandoli nella maniera, diciamo, che più si concertasse con le sue esigenze. Ho rivisto la paziente dopo circa 2 mesi e mezzo, 3. La paziente si mostra molto contenta, quindi il tono dell'umore anche ha subito, diciamo, un decisivo miglioramento, quindi quella tristezza, questo fatto che la paziente piangesse spesso, eccetera, è stato assolutamente superato, con pochi accorgimenti direi. Io non ho dato alla paziente ansiolitici, antidepressivi o sedativi o altro, ho agito diversamente. Ripresa di attività fisica moderata, quindi palestra atletica leggera, notevole miglioramento delle mie artralgie, ormai divenute solo occasionali, appetenza, quindi miglioramento dell'appetenza e riduzione del gonfiore addominale, regolarizzazione dell'alvo, una scomparsa delle eruzioni cutanee. La paziente nell'arco dei 3 mesi, già dopo 2 settimane, 15-20 giorni, ha cominciato a stare nettamente meglio. Miglioramento della secchezza. Ricordiamo che i pazienti con sindrome di Sjögren hanno questo problema che li affligge, sia a livello oculare, sia a livello orale, sia a livello nasale che cutaneo. Ovviamente anche l'ostruzione nasale e la disfonia, dopo opportuno trattamento logopedico, sono migliorate. Quindi la paziente era assolutamente contenta perché la sua vita nell'arco di 2 mesi e mezzo era completamente cambiata, aveva ripreso in mano le sue attività, era migliorato anche il peso, quindi anche la massa magra era aumentata, la massa muscolare, e ovviamente ho poi impostato una terapia di mantenimento, per il momento la vedo ogni 3 mesi. Caso clinico 2. Anche questo caso ha delle similitudini, delle forti similitudini, poiché è anche una paziente con sindrome di Sjögren, diagnosi di fibromialgia e neutropenia, iposiderosi, quindi anche ferro basso, dermatite allergica da contatto al nickel, alvo alterno. La sintomatologia è molto simile alla paziente precedente, artralgie diffuse, affaticamento cronico, secchezza delle mucose, digestione molto lenta, acufeni di vecchia data, questo è un altro sintomo. L'acufene per noi otorini spesso, diciamo, non deve essere localizzato solo all'apparato uditivo audio vestibolare, ma bisogna un po' allargare le indagini. Fotofobia, rinocongiuntivite periodica. Assumeva colecalciferolo, intollerante al lattosio, mi reca il breath test già effettuato, in anamnesi un episodio di shock anafilattico a farmaci, sospetta gluten sensitivity, quindi di sua iniziativa la paziente ha iniziato una dieta low glut. Test effettuati, gli stessi, prick test, sono risultati positivi per cupressace, citologia nasale con un aspetto di flogosi minima persistente con prevalenza mucipara e polinucleazioni, rari linfociti di cui alcuni atipici, questo è molto comune nelle malattie autoimmuni, endoscopia rinofaringo-laringea che mostra una base linguale in ipofaringe nella norma, non segni di, solo dei segni di rinopiatia allergica, ma non altri segni di sinusite. Sono stati effettuati test genetico salivare per la celiachia, che non ha mostrato presenza di DQ2 o DQ8, alcat test 50 alimenti in nickel e alcat test chimici, perché la paziente aveva anche lo shock anafilattico e i farmaci. Quali sono stati i risultati? Anche in questo caso, vedete, l'alcat 50 alimenti più nickel mi dà indicazioni su quello che la paziente deve mangiare, perché io non posso dare una dieta di potenziamento se non vado a escludere questi alimenti. Quindi eliminato completamente il tuorlo, lieviti chimici, zucchero di barbabietola, grano saraceno anche. Quindi se la paziente mi dice, vabbè, non mangio il glutine, però mangio le fette biscottate di grano saraceno, anche in questo caso non va bene. Quindi l'abitudine in questo caso deve essere assolutamente sfatata, perché non è indicata. Aglio, nickel, eccetera. L'alcat 10 chimici mostra anche qui una sensibilità all'acido sorbico, alla saccarina e all'asa, che non è strettamente farmacologico, ma spesso si trovano combinati tra gli eccipienti dei farmaci. Quindi magari la paziente potrebbe non aver avuto uno shock anafilattico al principio attivo del farmaco, ma degli eccipienti. Quali sono state le strategie in questo caso? Sicuramente concertare una dieta con nutrizionista, sempre di eliminazione, poi successiva reintroduzione e rotazione dopo 6 settimane degli alimenti, degli alimenti nickel positivi agli alcat. Ovviamente anche per i farmaci ci siamo comportati così, abbiamo eliminato i farmaci che contenessero degli eccipienti a cui la paziente è risultata sensibile.
Integrazione, innanzitutto abbiamo fatto un drenante a questa paziente perché è intossicata da varie situazioni che non sono solo alimentari. Quindi la prima cosa è un drenante per 30 giorni, poi abbiamo iniziato un'integrazione anche qui con fibre naturali, attivato una pulizia intestinale in modo da normalizzare l'alveo, è stata data anche un'integrazione per migliorare la digestione e il gonfiore addominale ad azione patoprotettiva, digestiva, antiossidante e spasmolitica, quindi abbiamo integrato desmodium cardomariano, curcuma, tarassaco, quindi un integratore completo che migliori la digestione in generale. Anche qui ho dato i 3 sali di magnesio, un'integrazione con ferro, vitamina C, lattoferrina, di cui abbiamo parlato prima nei protocolli, proprio perché aveva anche un'anemia sideropenica. È un'integrazione probiotica, fondamentale perché una volta effettuata la pulizia dell'intestino dobbiamo ripopolarlo con la flora batterica buona. È stato fatto un'integrazione completa con bifidobatteri e lattobacilli e un'integrazione poi per l'allergia intermittente, per fortuna allergica sulla leucoprassacea, quindi l'allergia, i sintomi allergici sono limitati a un periodo che va da inizio dicembre a metà marzo. Un'integrazione sia per bocca, con un integratore a base di ribes nero, bardana e perilla, sia per via nasale. Dopo 3 mesi la paziente mostra una scomparsa della sintomatologia respiratoria e delle congiuntiviti ricorrenti, che erano fondamentalmente su base infiammatoria allergica, una regolarizzazione dell'alveo, una migliorata idratazione delle mucose, un miglioramento sia dell'astenia che delle funzioni digestive, perché le funzioni digestive influivano sulla stanchezza e viceversa, quindi era entrata in un circolo vizioso, dice se mangio mi stanco perché digerisco male, mi affatico e sto meglio quando sono digiuna e quindi non si nutre poi in maniera corretta perché poi vengono a mancare le proteine, diciamo i macronutrienti. Correzione dell'anemia sideropenica, anche gli acufeni sono diventati più saltuari rispetto alla persistenza degli anni precedenti e si sono abbassati di tonalità, quindi questo sfiammare la paziente ha inciso anche sull'orecchio interno e questo è importante perché dobbiamo sempre ricordarcelo quando andiamo a trattare un paziente con queste infiammazioni croniche. Il caso clinico 3 anch'esso ha delle similitudini. Anche qui la paziente non è normopeso ma addirittura è lievemente sottopeso, mostra intesoartriti, sindrome fibromialgica secondaria, alveo diarroico, ernia iatale e scarsa appetenza. Non riesce ad effettuare anche lei attività fisica leggera, allergica e asmatica in terapia con antistaminico data dall'allergologo a permanenza, a vita, che ovviamente causa anche secchezza, quindi anche lì dobbiamo correggere quella terapia. Tra l'altro operata per un'otosclerosi, quindi ha fatto una sapedectomia a destra, non è andata bene, c'è cioè una sapedectomia che comunque insomma, le ha dato poi dei problemi, un pannello autoimmunitario negativo, ormoni tiroidei nella norma, non ha tollerato il Plaquenil, che solitamente la nostra amica Nadia somministra perché è una delle terapie più indicate da linee guida. Quindi assumeva solo la vitamina D, e non sapeva ovviamente come ridurre tutta questa sintomatologia. Già con una diagnosi di intolleranza al lattosio di grado medio severo, un DQ8 positivo, e inoltre mi portava una mutazione già in omozigosi del gene MTHFR. Ne abbiamo parlato prima durante i protocolli, quindi aveva un'omocisteina alta, quindi una paziente soggetta a eventi tromboembolici e cardiovascolari. Dobbiamo cominciare a vedere come limitare i danni, perché la paziente alla fine, tranne la vitamina D, non assume null'altro. Prick test positivi anche lei per cupressacea, sarà un caso? Ma non lo so, lo studierò. La citologia nasale anche qui neutrofili, ma anche rari eosinofili, infatti avendola fatta a settembre, quindi non nel periodo delle cupressacee, sospetto che ci sia anche una rinite non allergica associata. L'epitelio ciliato porotrofico, normale. All'endoscopia si mostra un rinofaringe iperemico, una faringite cronica ipotrofica, laringe normale, tonsillectomizzata. All'esame odiometrico, vabbè, questo interessa più gli otorini, un'ipoacusia trasmissiva sinistra, mista a destra, in esiti di sapedectomia. Esami presentati dalla paziente, Brett test, DQ8 positivo ematico, però non genetico, mutazione in omozigosi, iperomocisteinemia, un valore di 26 mi ha presentato con una normalità tra 5 e 12.
che abbiamo fatto. In questo caso è stata fatta un'integrazione per le miartralgie, quindi in particolare in questo caso dovevo agire migliorando il trofismo e migliorando l'elasticità, quindi ho dato EPA, DHA, olio di pesce, amminoacidi essenziali sempre per potenziare la massa magra perché la paziente è lievemente sottopeso, i tre sali di magnesio sempre per l'astenia, lo stress, le mialgie, e l'associazione anche qui PEA e transresveratrolo di cui abbiamo parlato per la modulazione del dolore, della fatica. L'integrazione probiotica anche in questo caso era d'obbligo, la paziente è allergica e asmatica e ha tra l'altro quest'alvo quasi sempre diarroico. L'integrazione, non ho dato ovviamente le fibre, gli spazzini, perché la paziente ha un alvo diarroico, quindi in quel caso ho evitato, diciamo, questa pulizia, ho integrato con i probiotici. E anche l'integratore per l'iperomocisteinemia, di cui abbiamo parlato, no? Il Metiben, quindi con il donatore di gruppi metilici, che deve fare almeno 6 mesi l'anno. E l'integrazione per allergie e asma, dove ho utilizzato dei modulatori della risposta allergica, ho eliminato l'antistaminico e ho utilizzato dei fitoterapici a base di ribes, ortica e perilla, sia per via orale che per via nasale. Che cosa è successo? Anche in questo caso la paziente l'ho rivista dopo circa 70 giorni, dopo la dieta chiaramente. Anche qui abbiamo fatto una dieta, non l'ho menzionata prima, ma è stata fatta una dieta con eliminazione di lattosio e glutine per 6 settimane, poi una lenta reintroduzione del glutine, 1-2 volte a settimana. Abbiamo visto che la paziente lo tollera, diciamo, una volta meglio che due. Incrementante la massa magra, quindi con gli amminoacidi essenziali. Dopo 2 mesi la paziente è riuscita a riprendere un'attività fisica moderata, notevole miglioramento dell'astenia e delle mialgie, miglioramento della digestione, quindi della dispepsia e dell'appetito, regolarizzazione dell'alvo. La paziente, già il fatto di non essere più diarroica per lei era diciamo un miracolo. Quali sono quindi, qual è il messaggio da conservare, da mantenere? Sicuramente che un regime nutrizionale corretto e l'integrazione nutraceutica e fitoterapica con molecole mirate aiutano notevolmente la gestione di queste pazienti con patologie autoimmuni, infiammazioni croniche, spesso associate ad alterazioni enzimatiche, metaboliche e allergiche. Quindi il collegamento tra la patologia autoimmune e le alterazioni, come dicevamo prima, enzimatiche, metaboliche e allergiche, sono state tutte considerate, prese in considerazione e trattate. Perché spesso basta proprio un aggiustamento di ciò che è carente per ripristinare l'omeostasi. In letteratura sempre più studi mostrano l'efficacia di uno o più principi attivi associati, e anche in questo caso ovviamente tutto dimostrabile da quadri laboratoristici di miglioramento evidenti. Il limite che cosa, diciamo, su che cosa si basa? Sicuramente sulla durata della terapia integrata, che non può essere, diciamo, sospesa dopo una fase iniziale, ma deve essere continuativa o ciclica a seconda delle situazioni patologiche e del carattere cronico delle stesse. Deve essere quindi mirata e quindi i pazienti si devono vedere ogni tot mesi, perché la terapia della fase acuta è diversa da quella di mantenimento ed è diversa da quella delle riacutizzazioni. Quindi va gestita in base a tutta la storia naturale della patologia della paziente. Ovviamente l'evidenza clinica deve essere supportata da una casistica più ampia possibile per validare i risultati a lungo termine. Io vi ho portato 3 casi proprio per vedere le comunanze e vedere che anche il trattamento è simile e che ci sono stati benefici in tutti e 3 i casi. Chiaramente questo deve essere esteso su larga scala. Grazie. Assumeva 100.000 unità al mese. Dato dalla reumatologa, non è colpa mia. Prenditela con allora lì. La reumatologa, benissimo. Cioè, mi sembra un'enormità, sinceramente. 100.000 unità al mese. Quindi, insomma, codificato. È tutto assieme. È quello. Io dico quello, 100.000 unità al mese. Sì. Io in genere lo do, diciamo, scaglio almeno a settimana.
tumore, quindi io... Prego di rispondere. Ah, ok, grazie. Ok, perdono. Allora, è ovvio che la gestione giusta della terapia, dell'alimentazione, delle modalità comportamentali, noi sappiamo qual è, però in una situazione, in questi casi portati, i pazienti sono poco coglianti, non sono motivati, hanno difficoltà a una normale vita di relazione, per cui l'obiettivo almeno all'inizio è quello di almeno aiutarli e supportarli nella gestione farmacologica. Poi vengono adeguate, cioè la vitamina D può essere data giornaliera, ma devono avere un cambio direzionale. In questo c'è netta collaborazione. Quindi sono pluritrattati, quindi andare a dare ogni giorno 15 farmaci è un disastro. Io mi vergogno quando prescrivo ancora terapie. È difficile. Allora, possiamo chiudere la sessione di oggi, ci vediamo nella sessione webinar del 1° aprile, è una sessione di oncologia. Grazie a tutti, grazie alla PM Pharmatech e grazie alla Farmaventi per l'organizzazione. Arrivederci.